In queste settimane in cui sto cercando di imparare il giapponese, stavo riflettendo su una cosa, cioè su cosa realmente è impossibile e su cosa invece sembra impossibile. Ad esempio, appunto, cercando di imparare il giapponese, a prima vista sembra una cosa impossibile. Uno si chiede, ma chi cazzo te lo fa fare? Hai migliaia di ideogrammi da impararti, che spesso hanno anche doppia lettura. E già imparare i due alfabeti principali non è semplice. Hai da imparare comunque i significati, la struttura della frase, tutta una serie di cose che per un bambino magari che inizia a farlo all'elementare è normale, ma per un italiano sembra impossibile. Quindi tutto ti porterebbe a evitare di farlo. Poi però mi sono fermato a ragionare un attimo e ho pensato, c'è gente che ha imparato il giapponese, italiani che imparano il giapponese, quindi se qualcuno l'ha già fatto significa che non è impossibile. E quindi questo mi ha fatto pensare, perché ci sono tantissime cose che sembrano impossibili, ma poi in realtà basta farle e scopri che non sono impossibili, proprio perché c'è altra gente che l'ha fatto e non sono dei super uomini. Per cui è possibile. E questo in tutte le cose. Ad esempio, non so, magari pesi 200 kg e ti sembra impossibile diventare magro. In realtà basta andare in palestra o farsi seguire da qualcuno, esercitarti e diventi magro. Oppure sfondare nella musica. Può sembrare impossibile, eppure c'è gente che ha sfondato nella musica, per cui perché dovrebbe essere impossibile? Sembra impossibile, perché c'è molta fatica da fare, ma col tempo, se lo fai, se ti opponi a questa resistenza mentale che ti porta a non avere voglia di farlo, a non crederci, a fermarti ai primi problemi, ai primi ostacoli, pensare che non sei in grado, se riesci a opporti a questa cosa, in realtà è possibile. E quindi questo mi ha fatto riflettere, perché appunto ci vuole semplicemente tempo e voglia di far qualcosa. Se tu credi di poterlo fare, ci provi e magari tra un anno, magari tra due, magari tra dieci, ma puoi imparare il giapponese, puoi dimagrire, puoi sfondare. Se invece lo ritieni impossibile, non ci provi neanche, quindi non lo fai, oppure ti fermi al primo problema. Tu potrai dirmi, ma io non posso controllare le condizioni esterne, cioè io, non so, nel caso del corpo ho le ossa grosse o appena mangio ingrasso, oppure non posso controllare che la gente mi segue e quindi io sfondi, o il mio cervello acceleri l'apprendimento e imparo il giapponese prima. È vero, non puoi controllare le condizioni esterne, ma puoi controllare te stesso. Quindi non puoi controllare la velocità con cui il tuo corpo brucia il grasso, ma puoi controllare la scelta di andare in palestra, puoi controllare la scelta di studiare 2 ore al giorno il giapponese per i prossimi 2 anni. Puoi cercare di migliorare la tua musica e la comunicazione della tua musica il più possibile, in modo che la gente ti segua. Quindi bisogna semplicemente smettere di dare la colpa agli altri, alle condizioni, alla sfortuna, sono troppo giovane, troppo vecchio, insomma, smettere di dare la colpa a tutto il resto e cominciare a assumersi la responsabilità di quello che si vuole diventare nella vita. Quindi io voglio fare questo, altra gente l'ho già fatto, quindi è possibile. Si tratta solo di mettersi sotto, fare esercizio, farlo tutti i giorni, e continuare finché non ci riesci.